Questo va bene, è perfetto. Con Giuseppe Modugno, un viaggio nei segreti della musica, nella vita dei grandi maestri, nei segreti della composizione. Perché alle volte si parla di Mozart come di un divino fanciullo? In fondo, se ci pensiamo, è morto a 36 anni, che è sicuramente un'età giovanile, giovanilissima, soprattutto rapportata a quell'epoca, ma non è certo la fanciullezza. Pergolesi è morto a 26 anni, Schubert a 31, eppure nessuno ha mai parlato di loro come di fanciulli. La verità è che nella vita, non nella morte, nella vita di Mozart, c'è un enigma, è quello che cercheremo di raccontare. Siamo di fronte ad un musicista, sappiamo noi di che calibro, che si trova in una situazione di grande disagio anche economico. E questo ha un peso sulla sua musica, per esempio quando dice «Sto scrivendo 6 sonate facili per la principessa Friderica». Le scrive queste 6 sonate? È un bugiardo perché ne scrive una sola. È la più difficile di tutte. Ah, la più difficile. In assoluto la più complessa, sia dal punto di vista, diciamo, esecutivo, e soprattutto dal punto di vista compositivo. Tutti sappiamo che Beethoven è stato un gigante, eppure la sua forza compositiva, il suo coinvolgimento nella vita anche politica dei suoi anni, e sono gli anni di Napoleone, basta pensare a questo, vengono fuori attraverso due difficoltà. Una è quella compositiva, nel senso che aveva grande difficoltà a trovare i temi, al contrario di uno Schubert, per esempio, al quale le melodie sorgevano spontaneamente. Due, le sue difficoltà di salute, non soltanto la sordità, ma anche la sofferenza vera che lo accompagnò per molti anni nell'ultima parte della sua vita soprattutto. Pensare che tutto quello che ha prodotto è venuto fuori da queste difficoltà ce lo rende ancora più caro e più grande. La sua era una famiglia di origine fiamminga, come denuncia quel Van, anteposto al cognome, che è come quello di Van o Van Gogh. Anche se con una innocente vanità Beethoven cercava di farlo passare per una particella nobiliare, come Von in tedesco. In realtà il nome Beethoven, tradotto letteralmente, significa cortile delle bietole, quindi denuncia chiaramente un'origine molto modesta della famiglia. Qualcuno potrebbe obiettare al fatto che in una galleria di personaggi che cominciano con Bach e comprendono Mozart e Beethoven sia stato messo anche Gershwin. È un errore. Gershwin è un grande musicista, è stato un musicista che ha colorito la buona parte del XX secolo. La sua ricchezza melodica e compositiva, appena attenuata dal suo cruccio di voler comporre musica classica, messo tra virgolette, la sua ricchezza melodica e compositiva restano eccezionali.
in realtà George Gershwin. Sicuramente un musicista che ha dato al XX secolo, come tutti sanno, una delle sue principali fisionomie musicali, ma è anche una personalità complessa. Vi voglio leggere al riguardo due giudizi opposti. Uno è di un altro grande compositore coetaneo praticamente di Gershwin, che è Irving Berlin. Disse di lui: George è il solo scrittore di canzoni che io conosca che sia riuscito a diventare un compositore. L'altro giudizio è di Leonard Bernstein, il quale dice la cosa opposta. Come melodista ha un fiuto impareggiabile, ma se parliamo di compositori la storia è tutta diversa.